Davvero ben ritrovati, come anticipato nel corso della prima parte del nostro telegiornale, ospite dei nostri studi, il consigliere regionale sindaco di Novi Velia, Maria Recchiuti. Allora, ben ritrovata, grazie di essere qui con noi. E beh, ieri abbiamo ascoltato all'interno del nostro telegiornale Adriano De Vita, ha come dire, spiegato nei minimi dettagli il motivo dell'autosospensione del gruppo di minoranza capeggiato appunto dall'ex sindaco Adriano De Vita. Oggi naturalmente diritto di replica al sindaco Maria Recchiuti. Io perché ho detto consigliere regionale? Perché questa, il motivo di questo confronto piuttosto animato tra maggioranza e opposizione di Novi Velia in questi giorni, non devo dire solo in questi giorni perché già da qualche mese, nasce proprio all'indomani dell'elezione di Maria Recchiuti a consigliere regionale. Caso incompatibilità, c'è o non c'è questa incompatibilità e come va risolta? Sta diventando un dilemma che ormai padroneggia su tutte le pagine dei quotidiani e dei giornali, ma soprattutto quello che mi preme sottolineare è la vicenda, diciamo, l'immagine del mio comune di Novi Velia, come viene rappresentato all'esterno. Non accetto e non tollero che Novi Velia, proprio come dignità e reputazione di un paese che ho l'onore e l'onere di rappresentare, venga appellato come lo zimbello del Cilento. Anche perché non credo che stia facendo vergognare il mio comune o il territorio, anzi i miei cittadini, e questo mi conforta, mi incoraggia, perché mi sostengono in maniera affettuosa e convinta, mi stanno più volte appunto motivando ad andare avanti. Quindi continuo ad avere, ed è questo l'elemento positivo, il benestare e la benevolenza dei miei cittadini, della stragrande maggioranza dei cittadini che ha votato questa coalizione capeggiata dalla sottoscritta un anno fa. E che questo non piaccia, come dire, e non vada bene alla minoranza, non è un problema dell'amministrazione. Io voglio prendere in prestito un'espressione che ha utilizzato oggi il presidente De Luca in relazione proprio alla sua vicenda sulla Severino. Ha utilizzato questa espressione: keep calm e al lavoro. Allora, anziché pensare continuamente a questa incompatibilità presunta o vera che sia, pensiamo a lavorare e pensiamo al bene del nostro comune. Pensiamo ad amministrare. Io sto cercando di fare il possibile. De Vita ieri ha detto, non lo vogliamo noi, c'è la legge che dice che allora, il sindaco Maria Recchiuti è incompatibile, quindi noi chiediamo quello che è previsto dalla legge. Benissimo, analizziamo la legge. Lei è avvocato, quindi benissimo, approfittiamo anche della sua presenza per spiegare ai nostri cittadini che cosa prevede la legge, se effettivamente lei è incompatibile. Analizziamo la legge. Mi sorprende che dice che la legge... domanda, sì. Ma quanti consiglieri regionali ci sono al momento? Nella mia situazione? No, in tutto il consiglio. Sono 50. 50. Lei è l'unico presunto sindaco consigliere incompatibile, l'unico caso in questo momento all'attenzione. In questo caso sì, anche perché l'unico comune sotto i 5.000 abitanti. E dovrebbe essere questo un orgoglio. Cioè, esatto. Voglio dire, gli altri sindaci, ci sono dei colleghi sindaci, ma erano sindaci di comuni più grandi come popolazione, quindi si sono dimessi già al momento della candidatura. Ecco, quindi per questo io mi trovo in una fase successiva. Il Cilento ha questo piccolo primato, diciamo, essere riuscito a portare il consiglio regionale, vabbè, non al di là caso, però... Adesso facendo una battuta, per questa vicenda, diciamo, sono agli onori della cronaca in continuazione in Regione Campania, perché si ostinano sempre la minoranza e qualche altro, diciamo, sostenitore, magari candidato nella lista della minoranza, ma non eletto, a reiterare di continuo istanze al consiglio regionale su questa mia incompatibilità. Ci stiamo veramente rendendo ridicoli, perché la Giunta delle elezioni ha già espresso in merito un parere supportato da un ufficio legislativo della Regione Campania, che ha interpretato e letto una legge, visto che parlavamo di legge, che è la 16 del 2014, che appunto mi ha dato la possibilità di candidarmi senza dimettermi, di essere eletta e di non essere incompatibile
tra la carica di consigliere regionale e sindaco. Quello a cui si appella la minoranza è la lettera dell'articolo 69 del testo unico, che parla di sindaco in generale, quindi senza specificare le fasce di popolazione, l'incompatibilità tra il sindaco e il consigliere regionale. Stando al dato letterale del testo unico, sembrerebbe sussistere, e io uso il condizionale perché per me è il d'obbligo, essendo una questione squisitamente giuridica, sussisterebbe un'incompatibilità che va provata e, ripeto, va letta, a mio avviso, in combinato disposto con la legge regionale e va vagliata nelle sedi opportune. Parlando di legge, la minoranza dimentica però, nella sua ricostruzione, diciamo, di questa vicenda consiliare, che il Consiglio Comunale è stato convocato in prima e in seconda convocazione ed è stato celebrato in seconda convocazione. Seconda convocazione il 24 settembre. Il Consiglio ha preso atto, perché non poteva fare diversamente, di questa contestazione, così come detta e disciplina il testo unico, perché questo procedimento è scandito in una maniera proprio precisa e puntuale dal testo unico. Lei dice state facendo tutti i passi volta per volta previsti dalla legge. La mia condotta è completamente conforme alla legge e al rispetto delle regole. È anche, come dire, una deformazione professionale. Io non posso non essere rispettosa delle regole, perché non mi appartiene un comportamento illegittimo, illecito, cosa che si vuole far passare. E invito anche questi signori a utilizzare con cautela espressioni offensive o comunque a paventare reati tipo l'abuso d'ufficio o l'omissione di atti d'ufficio, che sono reati la delibera abbastanza gravi. Almeno ad ascoltare le parole di De Vita, mancavano i documenti. Appunto, nella delibera. Ricostruiamo la vicenda. Ecco. Il Consiglio Comunale si è celebrato in mia assenza, perché c'è un conflitto di interessi, io sono direttamente interessata alla vicenda, quindi non posso e non devo partecipare. È giustificata e motivata. Non posso e non devo partecipare, quindi io non devo giocare a nascondino, non ho più l'età per giocare a nascondino. Non devo partecipare al Consiglio, il Consiglio si è svolto regolarmente, ha preso atto, la minoranza si è dimenticata di chiedere l'immediata eseguibilità della delibera consiliare, quindi anche qui soccorre la legge. Nel momento in cui la delibera non è immediatamente eseguibile, devono decorrere 10 giorni e poi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio affinché la delibera diventi efficace ed esecutiva. Dopo i 15 giorni, la delibera può essere notificata al controinteressato, che in questo caso sarei io. Si è tentato, forzando, facendo pressioni, minacce di reati sui dipendenti e anche sul vice sindaco, di notificarmi questa delibera di consiglio prima dei tempi. Perché la delibera è stata pubblicata dalla segretaria, perché ci tengo anche a precisare, gli adempimenti della pubblicazione non spettano al sindaco o all'amministrazione, sono funzioni che spettano alla gestione, quindi ai dipendenti comunali. La segretaria ha pubblicato la delibera del 24 settembre, il 1 di ottobre. Sulla loro segnalazione, la segretaria si è accorta, per suo errore materiale, di non aver pubblicato allegato la proposta di deliberazione. Quindi voglio dire, è un errore incolpevole o colpevole, non sono io a giudicare l'errore della segretaria, che ha commesso il funzionario. Si è resa conto, perché appunto è stata sollecitata dalla stessa minoranza, di questo errore, e anche lì, proprio se uno vorrebbe cavillare, avrebbe dovuto annullare l'intera pubblicazione e riscrivere la pubblicazione da capo. In realtà ha fatto un'integrazione con la delibera, ha ripubblicato la delibera con la proposta della minoranza il 5 di ottobre. Io scandisco i tempi in modo tale da far capire bene quelle che, poi ripeto, i passaggi, ma sono anche documentati. Noi abbiamo la documentazione, gli atti scritti, non è che sto facendo chiacchiere e campagna elettorale. Dal 5 di ottobre, i 15 giorni scadono il 20 di ottobre, oggi è 22, io prima di venire qua mi sono premurata di chiamare il segretario comunale, che è in comune, un segretario in sostituzione della segretaria, del nostro segretario che è in malattia, e ho invitato il segretario a prepararmi già la nota di trasmissione della delibera, perché io non sfuggo di fronte alle mie responsabilità.
Non ne ho nessun motivo perché, ripeto, ho attivato e sto seguendo quello che è dettato e disciplinato dalla legge. Quindi alla fine di questo cammino che cosa potrebbe alla fine accadere, di questo cammino, sindaco? Ci spieghi allora, un po'. La legge io quindi mi prevede mi farò che... notificare questa delibera che, ripeto, è diventata esecutiva 2 giorni fa. Benché abbiano tentato illegittimamente di farmela notificare prima e io a rigor di diritto ho rifiutato atteso una notifica, perché avrei anche, come dire, commesso un'illegittimità io stessa, perché la notifica non era esecutiva, non era efficace. E quindi oggi stesso andrò in comune, riceverò la notifica, da oggi inizieranno a decorrere i 10 giorni previsti sempre dal testo unico per poter rappresentare le mie difese, le mie memorie e comunque replicare alla loro delibera di contestazione. Alla scadenza di 10 giorni il testo unico precisa ulteriori 10 giorni per riconvocare il Consiglio Comunale. E il Consiglio sarà riconvocato. Quindi quando questa credo vicenda che a novembre arriverà all'attenzione del Consiglio, il Consiglio dovrà votare sulla sua incompatibilità. Assolutamente. No, ripeto, del resto è una scelta del legislatore affidare una questione prettamente politica. Ma la vicenda politica sarà risolta dal Consiglio, mi perdoni, lei ha la maggioranza, Consiglio, quindi è chiaro prevedere pure che cosa il Consiglio, come il Consiglio voterà. Il Consiglio nel credo momento che in cui lei ha la maggioranza e il Consiglio voterà, insomma, sul caso, sulla sua presunta incompatibilità, la vicenda sarà chiusa o la minoranza, come ha anticipato ieri ai nostri microfoni Adriano De Vita, potrà avviare un'altra strada, ha detto che si, insomma, farà ricorso al giudice, quello è un altro percorso che potrà avere un suo sviluppo. Certo, io anche in questo noto però una forma di incoerenza e di contraddittorietà.